A casa o vicino casa, più montagna che mare. Nella stagione ci si augura davvero post-Covid, sarà così il Ferragosto dei Molisani. Un po' come per tutti gli altri italiani, il timore dei contagi da assembramento spinge infatti la gran parte dei corregionali ad evitare le mete turistiche che, si presume, saranno prese d'assalto nel sabato ferragostano ormai alle porte. Ma ad indurre alla scelta di un cosiddetto turismo di prossimità o addirittura restare a casa concorre certo un altro fattore, quello legato alle difficoltà economiche acuite dalla pandemia, dunque la perdita di posti di lavoro, la chiusura di attività e la crisi della maggior parte di quelle che ce l'hanno fatta a restare aperte sono altrettante ragioni per limitare le spese non necessarie. La conferma dal tenore delle risposte alla nostra piccola inchiesta. Ferragosto al mare, a San Salvo Marina. Esernia, perché io sono di Genova, abito a Genova, ma qui ho la mia famiglia, quindi sono venuta a passare le ferie con mia madre, visto che compie anche 90 anni a Ferragosto. A casa, purtroppo lavoro la sera e quindi saremo a casa in famiglia con un bellissimo arrosto. In famiglia, casa, Esernia. Niente, a casa. Ma sinceramente non lo sappiamo ancora, nel senso siamo da parenti e quindi in questo momento non abbiamo ancora i piani giusti da fare. Probabilmente la montagna. Io non ho programmato nulla, i miei amici vanno in montagna. Forse li raggiungo. La montagna. A casa, lontano da Covid.